Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutti i consiglieri, buonasera a cittadini che seguiti in fondo con l'occhio piacevole di aver benvenuto. Non nascondo la mia emozione, sono passati 5 anni da questo posto, però mi porta abbastanza forte come me. Prima di passare agli argomenti del giorno, in quanto Presidente di tempo e consigliere consigliare, che mi onoro di presiedere per la seconda legislatura consecutiva grazie al riscontro elettorale, colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente tutti i cittadini viagrandesi e tutti i miei amici che anche in questa tornata mi hanno sostenuta e mi hanno dato fiducia. Rivestire questo ruolo, anche se per poco, e occupare questa sedia, per me è un motivo di grande orgoglio e di grande responsabilità. Vorrei a tal proposito ringraziare per esempio di eleganza, di imparzialità, di moderazione e di professionalità il Presidente uscente che ha rivestito questo ruolo negli ultimi 10 anni, il signor Mimmo Dalla. Un saluto e un grazie a tutti i consiglieri uscenti che hanno fatto parte della nostra squadra, a tutti i componenti delle liste che hanno partecipato a questa competizione elettorale. Un ringraziamento con il cuore, al profondo del cuore, va al mio sindaco Francesco Leonardi, che costantemente mi onora della sua stima e della sua fiducia. A tutti i colleghi consiglieri comunali, al segretario comunale, alle forze dell'ordine, alla stampa, ai dirigenti comunali, a tutti i dipendenti, con l'augurio di iniziare un lavoro attivo per la nostra Via Grande. Un pensiero alle donne elette, alle donne viagrandesi e alle amiche che sono sicura continueranno a svolgere un lavoro sinergico per l'intera comunità. Via Grande ha un territorio e un tessuto sociale straordinario, direi, e merita che ognuno di noi metta a disposizione tutte le risorse umane, morali, professionali e culturali al fine di esaltare sempre più la bellezza del nostro territorio e di valorizzare i nostri concittadini. Per questo chiedo a tutto il Consiglio, a partire dalla sottoscritta, di agire e di non perdere mai di vista l'obiettivo comune, e cioè quello di trovare sempre una risoluzione alle problematiche che si presenteranno, al fine di migliorare sempre la qualità di vita degli agrandesi. Sono certa che con grazia di Dio, con l'aiuto di tutti voi e di tutti noi, con l'aiuto del nostro sindaco, riusciremo a fare un buon lavoro. Buon lavoro a tutti, grazie. Passo la parola al segretario per insegnare avanti con la chiamata di diverso. Presente. Cristal di Teresa. Presente. Gatto Carmelo. Sciuto Santo. Presente. Poco Michele. Presente. Nicolò Carmelo. Presente. Sciuto Rosanna. Sciuto Rosario. Presente. Bacio Immacolata. Presente. Poco Piero. Presente. Grazie Sebastiano. Presente. Cristiano Diniti Alfredo. Presente. Presente. Allora, nello stivale la convocazione di Consiglio Comunale, come tutte le altre, come nelle passate volte, cioè siamo andati con il regolamento di Consiglio
consiglio comunale prevede espressamente i punti per come sono stati elencati. In realtà subito dopo la convocazione del consiglio comunale è uscita la circolare che prevede come trattazione del, proprio come primo punto il giuramento. C'è una questione diciamo interpretativa sul discorso se mettere a livello proprio regionale, se fare il giuramento prima o dopo. Noi ai tempi siamo andati con la normativa che diceva dopo, ma in realtà l'interpretazione della circolare è quella di anticipare, perché si ritiene che la prima, per poter entrare in carica e quindi anche fare l'esame delle condizioni degli eventi, sia necessario per la quindi. La circolare dice appena assunta la presidenza provvisoria e la dottoressa consigliare, il consigliere Pianzano per preferenze individuali presta il giuramento secondo la forma prescritta dall'articolo 45 del degli enti locali e con la medesima formula presta un giuramento su invito del presidente i consiglieri. Prima il presidente e poi assessore. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare realmente la Costituzione italiana. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, l'armonia e l'interesse della Repubblica e della Regione, nonché a tutti osservare e a prendere le decisioni italiane. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia e gli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare realmente la Costituzione italiana. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare realmente la Costituzione italiana. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare lealmente la Costituzione italiana. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare lealmente la Costituzione italiana. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare realmente la Costituzione italiana. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare realmente la Costituzione italiana. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare realmente la Costituzione italiana. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare realmente la Costituzione italiana. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare realmente la Costituzione italiana.
adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione, nonché di osservare lealmente la Costituzione italiana. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, esame della condizione degli eletti ed eventuale declaratoria della sussistenza di condizioni di ineleggibilità e incompatibilità. Premesso che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le votazioni amministrative per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, visto il verbale dell'operazione dell'adunanza dei presidenti dei seggi, con il quale, in base alle risultanze del medesimo contenute, a seguito delle suddette elezioni, in data 16-6-2018, sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale nel seguente ordine i signori San Filippo Vincenzo, nella qualità di candidato alla carica di sindaco non eletto, che ha ottenuto il maggiore numero dei voti, Cristaldi Osanna, Cristaldi Teresa, Gatto Carmelo, Sciuto Santo, Coco Michele, Nicolosi Carmelo Arpio, Sciuto Rosaria, Pace Immacolata Antonia, Coco Piero, Grasso Sebastiana, Puliti Alfredo. Visto il vigente statuto comunale, visto l'articolo 22, capo secondo del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti, approvato con deliberazione consigliare numero 31 del 9 aprile 2008 esecutiva, ritenuto che si rende necessario proporre di procedere alla verifica delle cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità dei consiglieri proclamati, dando lettura agli stessi delle cause previste dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale numero 31 del 24 giugno 1986 e articolo 10 del decreto legislativo numero 235 del 31/12/2012. Allora, visto l'ordinamento degli enti locali, per i suoi esposti motivi si propone di procedere alla verifica delle cause di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità dei numero 12 consiglieri comunali proclamati in premessa elencati, dando lettura agli stessi delle cause previste negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale numero 31 del 24 giugno 1986 e articolo 10 del decreto legislativo numero 235 del 31/12/2012. Detto ciò, chiedo se qualcuno vuole prendere la parola, se a vostro avviso ci sono casi di compatibilità o di leggibilità. Quindi in questa fase si deve formalizzare nel senso che continuano a permanere, esatto, non siano sopravvissute a seguito delle elezioni. Quindi si può passare alla votazione visto che non ci sono casi in cui ai casi che ho appena detto. Può passare alla votazione. Quindi chiedo chi è favorevole. Per la mano. Sì. Votiamo per immediata esecutività. Thank you.
inerenti di ovviamente situazioni di vita e eventualmente si dovrebbe procedere a questo provvedimento. Quindi oggetto solo per le consiglieri che abbiano rinunciato eventualmente o tutt'altro che non ci sono. Esatto, però si deve dare atto e si deve votare questo atto. Non so, leggo la proposta, la leggiamo. Vista la precedente deliberazione di odierna, con la quale, per le motivazioni della medesima specificate, si è proceduto alla verifica delle cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità di 1-12 consiglieri comunali programmati. Constatato che agli atti di questo ente non risultano pervenute dichiarazioni di opzioni, dimissioni o decadenze da parte di alcuno dei consiglieri comunali, visto il vigente statuto comunale, visto il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti, approvato con deliberazione consigliare numero 31 del 9 aprile 2008 esecutiva, ritenuto pertanto proporre già altro che non esistono ipotesi di surroga, indipendenza di opzioni, dimissioni o decadenze da parte di alcuni consiglieri comunali, per i superiori motivi si propone di dare atto che non esistono ipotesi di surroga, indipendenza di opzioni, divisioni o decadenze da parte di alcuno, dei consigli comunali. Facciamo le due votazioni? Ok. La votiamo? Chi è favorevole? Immediatamente istruttiva. Lo stesso vale. Esame delle condizioni dei surrogati e dell'eventuale declaratoria della sussistenza di condizioni di eleggibilità e incompatibilità. Vista la precedente deliberazione, la odierna, è giusto trattarlo, però trattiamo. Abbiamo appena votato che non ci sono condizioni di giro. Siamo qua, quindi date le non è siamo d'accordo per si propone di prendere atto delle dichiarazioni di adesioni ai relativi gruppi consigliari. Allora, San Filippo Vincenzo. Cristalli Rosanna. Si dichiaro di appartenere al gruppo Lista Leonardi, il piacere di ascoltare la gente. Cristalli Teresa. Dichiaro di appartenere al gruppo della Lista Leonardi, il piacere di ascoltare la gente. Giacomo Carmelo. Dichiaro di appartenere al gruppo Lista Leonardi, il piacere di ascoltare la gente. Santoro. Dichiaro di appartenere al gruppo Lista Leonardi, il piacere di ascoltare la gente. Dichiaro di appartenere al gruppo Lista Leonardi, il piacere di ascoltare la gente. Dichiaro di appartenere al gruppo Leonardi, Lista Leonardi, il piacere di ascoltare la gente.
Dichiaro di appartenere al gruppo Crista Leonardi, il piacere di ascoltare la gente. Immacolata. Dichiaro di appartenere al gruppo Crista Leonardi, il piacere di ascoltare la gente. Dichiaro di appartenere al gruppo Noi per Dio. Grazie, Cristiano. Dichiaro di appartenere al gruppo Noi per Dio. E lui, perfetto. Dichiaro di appartenere al gruppo Noi per Dio Grandi. Questo dovrebbe essere anche la cosa più importante per dichiarare qualora fosse necessario anche eventuali indicazioni di traduzione. Sì, politicamente funziona, diciamo, vogliono una funzione di intervento. Sì, sono... Per quanto riguarda il gruppo Lista Leonardo, il piacere di ascoltare la gente, abbiamo individuato nella persona come capogruppo la signora, il consigliere comunale Immacolata Pace. Noi per quanto riguarda la lista Noi per Via Grande abbiamo individuato come capogruppo Enzo Sanfilippo. Alla carica di presidente è espressa nella persona di Teresa Cristaldi e la candidatura alla carica di vicepresidente è espressa nella persona di Santo Sciuto. Teresa Cristaldi. Santo Sciuto. Grazie. Approfitto per avere un saluto veloce alle autorità, ai consiglieri che sono seduti su questi scranni, al comandante di Vigio Urbano, al comandante della Terna dei Carabinieri, ai cittadini che ci ascoltano e che seguono questo consiglio comunale. Rappresentiamo oltre 2000 elettori che hanno votato lista di Ricopra e lista Sanfilippo. Abbiamo l'obbligo e il dovere morale di rappresentare questi scambi, questi cittadini che non sono rappresentati da altri gruppi. Vorrei un attimino usare un tono di critica, è inusuale, ormai criticabile, che per la prima volta nella storia del Consiglio Comunale di Via Grande la figura del Presidente del Consiglio venga espressa anzitempo, spogliando di tutti, vedete, il dovere e il diritto dei consiglieri di poter esprimere un proprio pensiero politico, direzione. È naturale che all'interno del gruppo avete espresso anzitempo la figura della signora Cristaldi, però che si dia la notizia in pasto alla stampa e che il Consiglio Comunale già costituito e insediatosi stasera deve aver avuto conoscenza della figura del Presidente del Consiglio e anzitempo, quindi potremmo anche dire che questa votazione sarebbe quasi inutile. Il voto segreto non esiste perché è già palese, dichiarato dalla stampa e a tutti i cittadini, per cui sarebbe auspicabile che per un prossimo futuro le cose segrete restassero segrete fino a quando non diventeranno ufficiali.
e ufficializzata. Noi avremmo avuto la persona da iscrivere in consiglio comunale perché lo scrupolo era formato da persone che non erano procacciatori di voti, erano persone e sono persone che avrebbero potuto, perché no, amministrare il comune di Via Grande e Via Grandesi. Pur non di meno, nulla togliendo alla persona di Teresa Cristaldi, riteniamo che sia quanto mai inopportuno, quanto mai inadeguato, che un consigliere non eletto, un consigliere che non ha visto mai un consiglio comunale o non ha seduto sugli scanni del consiglio comunale, gli venga assegnata una carica così importante, direi la seconda carica istituzionale del comune. Dico, mi pare, ripeto, quanto mai inopportuno che questa carica venga assegnata a una persona che ha un'esperienza esigua, minima. Pur non di meno, la volontà di questo consiglio è quella di esprimere la figura della signora Cristaldi. Noi, per conto nostro, gruppo di opposizione, esprime e lo dichiara per palesemente che il nostro voto andrà alla signora Sara Sciuto, che negli anni trascorsi ha seguito il consiglio comunale, ha fatto da legame con la giunta, ha rappresentato il gruppo di maggioranza e quindi ha accumulato in questi anni una certa esperienza, per cui riteniamo che la figura che si doveva esprimere quantomeno sarebbe stata quella della signora Ciuli. Per cui, per dichiarazione di voto, noi diciamo che il nostro voto andrà alla signora Ciuli. Presidente, posso chiedere la parola? Sì, certo. Buonasera a tutti, colleghi consiglieri, signor sindaco, cittadini presenti. Certo, è un po' paradossale che il gruppo d'opposizione ne ho costituito, vi faccio i miei auguri buon lavoro in questi 5 anni, si assuma la paternità anche di coloro i quali non hanno dato il voto a questa lista. E mentre loro in qualche modo a nome del capogruppo rivendicano più di 2.000 cittadini, siamo noi che probabilmente possiamo rivendicare 2.700 cittadini che ci hanno dato il voto. Ma detto questo, mi pare davvero poco opportuno che innanzitutto si tiri in ballo una notizia giornalistica senza citare le fonti. A meno che, non intendevo la fonte. La fonte dal quale, semmai, si è uscita una notizia del genere. Non si può parlare di Presidente del Consiglio fino a quando un Presidente del Consiglio non si elegga. Possiamo parlare di candidatura alla Presidenza del Consiglio. E appare poco opportuno anche che questo, a mio modo di vedere, a mio giudizio personale, che questi commenti e questi giudizi relativi a una candidatura che non appartiene a quello del capogruppo che ha appena fatto queste dichiarazioni possano essere espressi prima ancora di poter valutare anche noi stessi, visto che il voto è segreto, la candidatura da parte del capogruppo. Sarebbe stato probabilmente più opportuno che avesse indicato prima la candidatura del gruppo Noi per Via Grande e poi eventualmente esprimere qualunque giudizio. Le candidature devono essere anche accettate, caro consigliere comunale. E pertanto io innanzitutto chiederei ai presidenti candidati di valutare l'accettazione della candidatura. Perché quando ci si candida autonomamente si dà per scontato che chi esprime la propria opinione sia intenzionato a rivestire quel ruolo. Quando si candida una persona per un'altra, non è detto che quella persona possa accettare, ovviamente, come dicevo, ringraziando, perché è una sempre una proposta lo scrivere, di vestire il ruolo di Presidente del Consiglio. Di conseguenza chiedo a lei, Presidente, al segretario comunale, di poter far
eventualmente fare una dichiarazione da parte delle candidature che si sono espresse. Grazie. È quello che avevi chiesto, ovviamente una candidatura nel momento in cui viene in maniera spontanea ha un senso, nel momento in cui nel caso del consigliere Saracciuto si trova a essere candidata è ovvio che io debba chiedere al consigliere se vuole, ovviamente è chiaro, lo dovrò chiedere a tutti e due, lo dovrò chiedere a tutti quelli che sono stati. No, volevo fare solamente un appunto. Ho trovato lei, consigliere, mi ha chiesto la parola perché voleva un attimino ringraziare assolutamente i direttori e per carità è un diritto che abbiamo tutti di ringraziare i nostri direttori. Ho trovato, devo essere sincera, un attimino indelicato e inopportuno il suo intervento, anche perché lei è entrato veramente anche in merito a delle decisioni di un gruppo che poi sa benissimo che probabilmente sono delle cose che si parla, si pensa, qualcosa va all'orecchio della stampa, la stampa può presupporre che un gruppo abbia preso una decisione piuttosto che un'altra, scrive, però sarebbe stato opportuno magari chiedere alla stampa se queste notizie sono state date ufficialmente a qualcuno di noi, considerando il fatto che noi siamo qua per candidare una persona. Ma questa è presunzione, mi scusi consigliere, perché si sono dette tantissime cose, poco fa ne abbiamo parlato anche in maniera ufficiosa, sono state dette anche cose precedentemente alle candidature che mi riguardavano personalmente, ma poi non è stato così, eppure sembrava così. Quindi ti dico, mi permetto di dire, mi sento di dire che è stato veramente un attimino, è stato un po' indelicato. Inopportuno, se vuole. È indelicato, se posso, diciamo che è mia sorella di quello che dico. Per me è stato un attimino indelicato. Comunque, procediamo un attimo, io vorrei chiedere ai candidati, qualora volessero, se vogliono confermare la loro candidatura, oppure Teresa Vista, se tu vuoi accettare, se accetti la tua candidatura. Sì, io accetto. Saracciuto. Io ringrazio il gruppo, l'opposizione che mi aveva scelto, vi ringrazio, sono veramente lusingata, però il gruppo diciamo avevamo deciso per questa candidatura. Vi ringrazio, vi ringrazio. Sì, accetto la candidatura e ringrazio il gruppo a cui appartengo per l'espressione della mia candidatura. Sì, io. Ringrazio il gruppo che mi ha prescelto, non sono degno ma accetto. Possiamo accedere alla domanda dei consiglieri di questo gruppo, ma non la tua figlia, che ha detto che nomina dei consiglieri scrutatori, titolari e supplenti. Allora, che il primo comma dell'articolo 76 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti, approvato con deliberazione consigliare numero 31 del 9 aprile 2008, esecutiva, testualmente recita: all'inizio della legislatura il Consiglio Comunale provvede a nominare su proposta della conferenza di capigruppo tre consiglieri scrutatori titolari, di cui due appartenenti ai gruppi di maggioranza e uno appartenente ai gruppi di opposizione, al fine di garantire l'eventuale verifica della votazione di controprova di cui all'articolo 74,4, che altresì il secondo comma del medesimo suddetto articolo testualmente recita: al fine di garantire il pleno del collegio nel corso della stessa seduta, il Consiglio provvede altresì, sempre su proposta della conferenza dei capigruppo, a nominare tre consiglieri scrutatori supplenti con le stesse modalità di cui al comma precedente. Premesso quanto sopra, considerato che alla luce di quanto innanzi per il funzionamento del Consiglio Comunale si rende necessario procedere alle nomine dei consiglieri scrutatori, vista la proposta della conferenza dei capigruppo relativa alla nomina dei scrutatori titolari supplenti,
ritenuto pertanto concorrere a procedere alla posizione Parese per la nomina dei suddetti consiglieri scrutatori titolari e suppletti, così come disposto dal terzo comma del citato articolo 76 del medesimo regolamento. Per i motivi innanzi esposti si propone di procedere alla votazione Parese per la nomina dei suddetti consiglieri scrutatori titolari e supplenti, così come disposto dall'articolo 76 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale delle commissioni consigliari permanenti. Poc'anzi c'è stata una conferenza dei capigruppo, l'autoressa ha verbalizzato, volevo leggere un attimo il verbale. Verbale numero 1 del 29 giugno 2018. Dato 2018, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 20.05 circa, si è tenuta la seduta di conferenza di capigruppo per la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno. Scelta dei consiglieri, scrutatori, titolari e supplenti. Sono presenti i consiglieri Rosanna Cristanti, in qualità di presidente del Consiglio Comunale Anziano e capogruppo di maggioranza. Il signor Vincenzo Sanfilippo, in qualità di capogruppo di opposizione. È presente il segretario comunale, nella persona della dottoressa Deborah Maria Casabona, che funge anche da segretario verbalizzante, richiamando l'articolo 76 del comma 1 del regolamento del Consiglio Comunale. Vengono espressi dai consiglieri capogruppi le seguenti proposte di individuazione degli scrutatori titolari e supplenti. Sarà asciutto in Michele Coco titolare, Piero Coco titolare e nelle persone degli scrutatori supplenti Immacolata Pace e Alfio Nicolosi e Grasso Sebastiana. Completate le operazioni, la seduta è tolta alle ore 20.15. Quindi possiamo passare. Sì. Questa è la proposta della conferenza dei capigruppo, si deve accogliere o meno la proposta di correzione. Quindi votiamo chi è favorevole per la proposta dei studiatori indicati. Sì. Votiamo per immediata esecutività. Possiamo passare penso alla elezione del Presidente del Consiglio dei Consiglieri. Ok, è messa. Ok. Allora, l'urna, siccome il voto è segreto, l'urna è posta nella stanzetta qua, però l'urna dovrebbe essere, la situazione è fatta là, cioè deve essere posizionata qua. Là. Quindi la votazione si farà nella stanzetta e vi passeremo ora i biglietti per i risultatori che dobbiamo fare. Al momento di stabilire. Ovvero sì, non va in casa. Alla carica di Presidente del Consiglio e dei vicepresidenti del Consiglio.
constatato che ai sensi del disposto di cui all'articolo 19 della legge regionale numero 792 e successive modifiche e integrazioni, si rende necessario procedere all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Visto l'articolo 20 del vigente Statuto Comunale recante disposizioni sulle modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, visto l'articolo 7 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti, recante disposizioni sulle modalità per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale e nonché dei vicepresidenti, visto inoltre l'articolo 22 del vigente Statuto Comunale, recante disposizioni sulle modalità per l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale, nonché del vicepresidente vicario, ritenuto pertanto proprio di procedere all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale a scrutinio segreto, dando atto che sarà eletto a tale carica il consigliere, il candidato del rispettivo schieramento, che otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio, ovvero la maggioranza relativa qualora sia necessaria la seconda votazione. Ritenuto inoltre proporre di procedere all'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale a scrutinio segreto, dando atto che saranno eletti a tale carica i consiglieri candidati dei rispettivi schieramenti che otterranno la maggioranza dei voti di preferenza. Ritenuto infine proporre di procedere all'elezione del vicepresidente vicario del Consiglio Comunale a scrutinio segreto, dando atto che sarà eletto a tale carica il vicepresidente che otterrà la maggioranza dei voti di preferenza. Per i motivi innanzi esposti, si propone di procedere all'elezione mediante scrutinio segreto del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Di dare atto che sarà eletto il Presidente del Consiglio Comunale, il consigliere candidato dal rispettivo schieramento che otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio, ovvero la maggioranza relativa, qualora sia necessaria la seconda votazione, il quale assumerà immediatamente la presidenza dell'odierna seduta. Di procedere alle elezioni mediante scrutinio segreto dei vicepresidenti del Consiglio Comunale, di dare atto che saranno eletti vicepresidente del Consiglio Comunale i consiglieri candidati dei rispettivi schieramenti che otterranno la maggioranza dei voti di preferenza, di procedere alle elezioni mediante scrutinio segreto del vicepresidente del Consiglio Comunale, di dare atto che sarà eletto vicepresidente vicario del Consiglio Comunale il vicepresidente che otterrà la maggioranza dei voti di preferenza, di dichiarare infine con apposita votazione barese la delibera immediatamente esecutiva. Procediamo con la votazione. Sì, ok, quindi abbiamo detto che si vota là, poi si mette. Allora, cominciamo con la Nell'urna. Thank you.
Sì, è proprio tutto. Sì, è stato. Ok,
Ho votato Luigi Alfredo, quindi la votazione è stata completata, si può procedere allo scrutinio, prima apriamo l'urna e verifichiamo che tutti i voti sono stati espressi. Per garantire ai cittadini una presenza attiva delle istituzioni.
Saluti i dipendenti del comune di Via Grande e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione che vorranno prestare alle iniziative di questo consiglio comunale. Colleghi consiglieri, il mio sarà un mandato improntato alla necessità e alla volontà di garantire i diritti di tutti i membri del consiglio comunale, tanto di maggioranza quanto di opposizione. Per questo vi garantisco che, pur essendo una persona di parte, fortemente convinta della bontà dei valori che ispirano il mio impegno politico, ho tuttavia ben chiaro che il primo dovere dell'alta carica istituzionale cui mi avete chiamato è quello di imparzialità, che sarà la mia linea direttrice onde assicurare una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione, consentendo a tutti l'attuazione delle prerogative attribuite a ciascun consigliere dello statuto, dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Nessuno dovrà sentirsi privato dalla possibilità di espletare al meglio il proprio incarico, un ruolo importantissimo se si attuano bene gli strumenti di indirizzo e di controllo che le norme conferiscono al Consiglio Comunale. Poniamo la nostra attenzione ogni qualvolta un consigliere prenderà la parola. Accogliamo il contributo con il rispetto dovuto a lui e qui rappresentanza dei cittadini che lo hanno eletto. Vi chiedo quindi di avere sempre il massimo rispetto per i propri colleghi e di non usare mai parole offensive della dignità di ciascuno. In qualità delle nostre parole, la qualità delle nostre parole farà la qualità di questa assemblea. Il nostro essere qui, i nostri gesti, le nostre parole e le regole che diamo hanno una lunga e onorata tradizione. Cerchiamo di rispettarla nei migliori dei modi. Colleghi consiglieri, dobbiamo riuscire tutti assieme a forgiare il carattere del Consiglio Comunale sull'impronta dell'efficienza e della trasparenza, perché laddove si inceppasse questo importante organo, direttamente rappresentativo della volontà dei cittadini, si scaverebbe un solco profondo tra politica e società. Ringrazio tutti per l'attenzione con cui mi avete ascoltato e giungo ai colleghi qui presenti, in particolar modo a chi come me ha il suo primo mandato. Al signor Sindaco e agli assessori auguro un buon lavoro. Viva Via Grande e viva il Consiglio Comunale. Grazie signor Presidente, intanto le formulo a titolo personale, ma penso di poter condividere con i miei colleghi di opposizione gli auguri per questo suo insegnamento. Siamo certi che questa esperienza, anche se è la prima, come lo è per lei, lo è per molti di noi, anche per me, sicuramente si arricchirà di esperienza nel corso di questo mandato. Volevo prendere la parola perché, accingendoci a votare il vicepresidente, facevo appello a ciascuno dei consiglieri di questo consesso a ciò che si tenga conto di quella che è una prassi istituzionale di tutte le assemblee rappresentative, a Via Grande come a Roma, Roma come altrove. E buona prassi che la vicepresidenza del Consiglio venga attribuita ad un componente dell'opposizione. Questo significa credere nella democrazia di cui si parla, nella democrazia dell'alternanza. E sarebbe un buon inizio se davvero si crede e si vuole cooperare, cioè andare uno verso l'altro. Io sono certo che non mancheremo di disattendere questa frase, proprio con nomi che fare una dichiarazione protomomea dal momento che sono stato candidato, ma lo dico perché voglio, né tantomeno per voler togliere merito al collega consigliere che è stato candidato dalla maggioranza, che sicuramente ne ha più di me, però
credo che la democrazia dell'alternanza esiga certe scelte. La ringrazio. Cose che in realtà non solo non si fanno, ma probabilmente, e dico probabilmente, la candidatura del nostro consigliere comunale, del nostro gruppo di appartenenza alla carica di Presidente del Consiglio, aveva altri fini, o avrebbe voluto avere altri fini. E fini che non mi sembrano, voglio dire, rispettosi di quella democrazia in qualche modo tanto cittadina. Per cui io in qualche modo sono stato onorato di essere uno di quei componenti che ha partecipato alla redazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale delle Commissioni, e lì in quella fase abbiamo voluto, anche se non obbligato per legge, a concedere la presidenza di una commissione al gruppo di opposizione. E abbiamo dato la possibilità dell'elezione di due vicepresidenti, di cui uno vicario, per lasciare liberi i consiglieri comunali all'interno del suo del proprio consesso di poter decidere chi deve essere il diretto sostituto del presidente. Io per quanto mi riguarda, e non voglia mancare il senso di democrazia che poco fa si citava, per quanto mi riguarda noi voteremo. Io voterò, non sono capo un gruppo e non mi voglio arrogare ruoli che non mi competono, io voterò il candidato che è stato espresso. Grazie. Grazie.
faccio la sostegno Thank you.
Grazie.
4,
Prosciutto Santo, 5, Prosciutto Santo, 6, Prosciutto Santo, 7, Prosciutto Santo. Quindi 8 voti Prosciutto Santo, 4 voti Alfredo Spinti, quindi peccato che non c'era un solo voce in aula, secondo me non c'era.
stasera, apprendo, quindi non sapendo se ci sono state delle, degli avvicendamenti oppure qualche riunione di gruppo, che l'opposizione parla anche il nome della lista di Cotra. Credo che l'opposizione possa parlare da sé solamente per i suoi 1120 voti, noi possiamo parlare dei nostri e di tutti quelli che poi hanno pensato di condividere un po' il nostro programma oppure meno. Quindi devo dire che il mio augurio è quello che ho sempre detto e che mi auguro che avvenga anche in questi 5 anni, perché siamo ancora freschi di 5 elezioni, siamo freschi di comizi e ricordo a me stesso per primo che tutti dai palchi abbiamo giurato bene di Via Grande, per Via Grande mettendoci anche San Paolo di mezzo, quindi mi auguro che ciò possa ancora continuare, possa... passasse così come notizia. Io non ho detto che noi rappresentiamo, noi dobbiamo garantire anche i cittadini elettori che non hanno votato la lista Leonardi, che è quella di Nicola. Per cui noi ci sentiamo di rappresentare tutti i cittadini grandesi che non hanno espresso il voto per la lista Leonardi. Mi pare che questo non sia un accaparrarsi una fetta, una fascia di elettori che non ci appartiene. Ho detto esplicitamente, e lo ripeto nel caso in cui non fosse stato chiaro, lo ribadisco in questa sede, che noi intendiamo garantire e tutelare tutti i cittadini e in particolar modo coloro che non hanno votato. Perfetto. Diciamo la stessa cosa anche noi, chiaramente, anche noi tuteliamo gli altri che non hanno votato neanche la lista servita, chiaramente. Quindi noi siamo a tutela di tutta la gente di Grande. Allora passiamo al decimo punto all'ordine del giorno, che è la comunicazione e composizione della giunta municipale. Passo a parola Allora, ufficialmente ho il piacere di comunicare all'Assemblea, quindi a tutti presenti, che ci siamo riuniti oggi e ho dato incarichi per quanto riguarda gli assessori per la mia giunta di questo nuovo mandato ai signori Mauro Ricciardello, alla signora Rosanna Cristaldi, al signor Nuccio Russo e al signor Carmelo Gatto. Questa sarà la squadra con la quale ho lavorato in questi 5 anni e penso e credo e sono sicuro di poter lavorare ancora per altri 5 anni. Quindi grazie a tutti. Passiamo alla volevo dire che buon ricordo, abbiamo usato, abbiamo avuto l'invito per questa sera, c'è un'inaugurazione del nuovo aeroporto a Via Grande, quindi avevo detto che insomma eravamo tutti quanti impegnati nel consiglio qua, non sapevo che alla fine se qualcuno dovesse andare per un'inaugurazione può farlo, perché siamo stati tutti invitati e hanno chiamato questa mattina, io purtroppo non posso andarci a Via Grazie.